Difficile farsi santi. Difficile, ma non impossibile. La strada della perfezione è lunga, come è lunga la vita di ciascuno. La consolazione è il riposo lungo il cammino, ma appena ristorati bisogna alzarsi solertemente e riprendere la corsa. Pace e bene, fratelli e sorelle. Ormai siamo arrivati alla fine del mese di dicembre. Padre Pio esorta oggi dicendo: è difficile farsi santi, difficile ma non impossibile. Questo è un incoraggiamento per tutti noi. Difficile ma non impossibile, perché tutto è possibile a Dio. Se noi scorriamo un po' la vita dei santi, le biografie dei santi, vediamo che la loro vita inizia come una vita di spensieratezza, di peccato, di allontanamento dal Signore, eccetera. Poi pian piano, quando c'è l'incontro con Dio, quando c'è questo incontro, quando c'è questa folgorazione, ecco, il Signore ti aiuta a santificarti. Nel libro del Levitico noi troviamo scritto: siate santi perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Padre Pio diceva: santificati e santifica. Ora è bello questo, non è impossibile farsi santi, ma non pretendiamo di farci santi da nicchia, questo lo diciamo, ci sarà qualcuno chiamato a questo. Noi siamo chiamati ad una santità non straordinaria, ma ad una santità feriale. Cosa vuol dire santità feriale, fratelli e sorelle? Santità feriale significa che noi ci possiamo santificare nelle cose semplici di tutti i giorni. Fate bene. Quando noi facciamo bene il nostro dovere, e questo dovere noi lo offriamo al Signore, inizia la nostra santificazione quotidiana. Se noi pensiamo a Santa Teresina di Gesù bambino, nella sua sofferenza, gli costava raccogliere un pezzo di carta perché soffriva, aveva questa tubercolosi, soffriva nel chinarsi, ebbene, quando trovava un foglietto di carta per terra, lei si chinava, lo raccoglieva e diceva: Signore, mi è costato per le ossa, ma te lo offro per la conversione dei poveri peccatori, per la mia conversione, per i sacerdoti, per le persone che hanno bisogno. Vedete, se vogliamo noi riusciamo a farci santi. Diceva l'altro giorno Padre Pio: il troppo parlare non è mai senza peccato. Cioè dobbiamo anche qui mortificarci un pochino, parlare di meno, perché parlando di meno noi esercitiamo di più la carità. Cioè cosa vuol dire? Che non sparliamo male degli altri. Anche qui avviene la nostra santificazione. Pensate a una mamma che deve accudire la sua famiglia, una famiglia numerosa, e deve preparare il pranzo, e deve lavare i bambini, e deve portarli a scuola, oppure c'è il bambino piccolo che piange la notte e deve alzarsi. E quella che cosa fa? Si santifica in quella famiglia, si fa santa. Pensate al papà che c'ha il bambino piccolo e piange la notte, lui la mattina deve alzarsi presto, eppure si alza, culla il bambino per non disturbare anche la sua sposa, per farla riposare un pochino, si danno i turni. Elevata al Signore, quel papà si fa santo. Allora vedete che non è difficile farsi santi. Padre Pio ci esorta ad una santità feriale.
la consolazione, il riposo lungo il cammino, ma appena ristorati bisogna alzarsi solertemente e riprendere la corsa. Quando noi ci accorgiamo che stiamo camminando tiepidamente, riprendiamo forza e camminiamo sulla via della santità. Pace e bene a tutti.